Allora, come probabilmente sapete, l'ultima settimana del 2009, i primi giorni di questo nuovo anno sono stati segnati da molti casi di presunta malasanità. Un problema che per la verità ha toccato indifferentemente nord, centro e sud Italia. Infatti, ecco, stiamo vedendo alcune prime pagine dei giornali, i fatti più eclatanti a Foggia, dove sono morti due neonati, a Pavia, dove una donna di soli 26 anni è morta di arresto cardiocircolatorio mentre stavano effettuando un parto cesareo, ha perso la vita la donna e anche le sue due bambine. Vogliamo cominciare però? Non c'è Trento per il momento, quindi cosa facciamo? Parliamo prima con la dottoressa, perfetto. Volevo comunque citarvi quest'altro caso, lo avrete sicuramente letto sui giornali, una donna aveva effettuato il Pap test, non ha sentito nulla dall'ospedale, pensava quindi che fosse tutto a posto, casualmente la figlia è andata a ritirare il Pap test dopo 6 mesi, l'esito era carcinoma e purtroppo poi per la donna, dopo una serie di cure, poi racconteremo meglio la storia appena ripristinato il collegamento. Non ce l'ha fatta ed è morta. Dicevo intanto che siamo in attesa del collegamento con Trento, dove abbiamo diversi ospiti e anche la figlia della signora Paola, protagonista proprio della storia che vi stavo raccontando. Saluto Licia Petropoulakos, che abbiamo già conosciuto, che è direttore generale della USL Forlì, uno dei migliori poli ospedalieri d'Italia. Allora, dottoressa, noi tra pochissimo raccontiamo tutti i casi che io ho appena citato. Intanto, noi sappiamo che voi siete un centro d'eccellenza, ne abbiamo già parlato. Perché secondo lei tanti casi di, per il momento, presunta malasanità, insomma, diciamo che già i dati che ci sono purtroppo lasciano presagire che questo possa essere? Ma i casi di questi giorni sono tutti molto diversi fra di loro, è un po' difficile metterli insieme sotto la stessa etichetta. Chiaramente un sistema come il nostro, che macina milioni di prestazioni ogni giorno, anche mentre siamo qua, sta funzionando a pieno regime, nonostante sia domenica mattina, con la complessità sempre più grande, possono succedere problemi. Evidentemente questa non può essere una scusante, vanno affrontati con il massimo impegno, ma non penso che questo sia il segno di un deterioramento della qualità. Sicuramente un malessere nel sistema c'è, perché a fronte di un sistema che è sempre migliore, ha sempre più possibilità di È cura, così. la fiducia viene Infatti meno. lo vedremo fra poco, proprio siamo ritenuti il secondo centro, diciamo così, rispetto all'Europa importante come sanità che funziona, quindi comunque nonostante tutto. Abbiamo ripristinato il collegamento con Trento, vi raccontavo la storia della signora Paola di Trento, che per l'appunto intanto abbiamo in collegamento Alessia, che è la figlia della signora Paola. Alessia, buongiorno. No, non è Alessia, ma bensì la signora Tava. Non sento niente. Io la sento, mi Io la sente? sento. Sono la signora Tava, la presidente dell'associazione Assosalute. Ok, va bene, perfetto. Allora, io chiedo intanto a lei, io ho raccontato sommariamente com'è andata la storia. Tutto comincia, credo, mi aiuti lei, perché a questo punto andiamo così a braccio fra me e lei. Comincia nel 2008. Che cosa comincia esattamente, in poche parole, in pochi passi, e che cosa accade? Allora, guardi, queste sono domande che dovrebbe fare ad Alessia. Non sento niente. Sono domande che dovrebbe fare ad Alessia queste. Perfetto, allora guardi, le chiedo questo. Secondo un'indagine del 2008 di Cittadinanza Attiva, Tribunale del Malato, è il Nord che ad oggi conta più casi di malasanità. Esatto, ieri sul Corriere della Sera c'era il 38%. Esatto, io voglio vedere se è pronta una grafica che avevamo preparato a questo punto. Chiaramente la scaletta è stata completamente bravissimi, perfetto. Vorrei commentare insieme a lei proprio questa grafica. Casi di malasanità in Italia nel 2008, guardi quello che stavamo giusto raccontando, il 38% nord, 29% centro, 21% sud e 12 isole. Dottoressa. Esatto, anche nel Trentino non siamo da meno, insomma, è questo che volevo portare alla conoscenza, diciamo, a livello nazionale, anche perché sono casi veramente eclatanti. Se noi pensiamo che ne abbiamo un'altra come la signora Paola, stiamo appunto facendo questo, oddio, mi scappa. Allora, dottoressa, in attesa, insomma, mi sente? Allora, in C'è un attesa. difetto di comunicazione e è per quello che non abbia pazienza, la sento a colpi. Benissimo, allora, proprio per questo motivo io interrompo qui un attimo, nel frattempo vediamo se riusciamo a sistemare questi problemi tecnici. Vi invito a seguire con noi questa lettera, la lettera di un bambino. Ascoltate che cosa è successo, poi di questo parliamo insieme con la nostra dottoressa ospite in studio.
Caro direttore, il piccolo Andrea è stato prima di tutto vittima di un sistema che concepisce il malato come una sorta di fantoccio inanimato, un contenitore di organi e di ossa trasportato da un reparto all'altro. Il 26 settembre scorso, il Tribunale Penale di Cosenza ha condannato 3 medici, 2 per omicidio colposo, tra cui il primario del reparto, e 1 per falso. C'è chi ha falsificato la cartella clinica, c'è la cosiddetta commissione interna che con assoluta mancanza di rispetto verso la morte di un bambino e dei suoi genitori, senza aspettare neanche l'esito dell'autopsia, era già pronta a sostenere ipotesi assolutorie. Nessun colpevole. Ho sbagliato a pensare che i medici, per la semplice scelta della nobile professione, abbiano per forza anche l'animo nobile e dei principi morali. A mie spese, però, ho scoperto che non è così. Loro si difendono anche quando sono così evidenti le proprie colpe. Affido questa lettera, semplice contenitore di un dolore in realtà incontenibile, a tutti i lettori, sperando, o forse sognando, che qualcosa o qualcuno possa porre fine a tante ingiustizie. Firmato la mamma di Andrea. Tosto. Nell'ospedale di Cosenza, dove ha perso la vita il piccolo Andrea, proprio pochi giorni fa, una bambina di 2 anni e mezzo hanno ingessato il braccio sbagliato. La signora dice, prima o poi si dovrà, lei dice, insomma, solo casualità. Ma devo dire che ho letto anch'io questa lettera sui giornali ed è veramente un pugno nello stomaco, è un dolore che va ascoltato con rispetto. Chiaramente un conto sono così, diversi gradi di giudizio, questa mamma si chiede come mai queste persone operino ancora, io poi non conosco il caso nel dettaglio come viene descritto nella lettera e chiaramente il primo grado di giudizio fino a che non si è arrivati alla sentenza definitiva non ha molto valore. Certo è che quello che lei dice fa pensare che tutto il sistema professionale, ed esistono degli organismi anche che dovrebbero avere come loro finalità quella di valutare, formare e poi verificare le competenze di tutti i professionisti, ci sono gli ordini professionali, i collegi, le società scientifiche e anche i dipartimenti all'interno degli ospedali, dovrebbero veramente mettere il massimo impegno perché la competenza di tutti gli operatori sia sempre garantita al meglio. Migliore garantita. Certo. Nonostante insomma quello che può sembrare a volte ci sono dei luoghi comuni, comunque sono luoghi comuni che poi nascono laddove emergono casi come quelli che abbiamo ascoltato, insomma la disperazione poi talvolta porta a fare tale affermazioni. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice proprio l'Italia in realtà è il secondo paese dove la sanità in realtà funziona dopo la Francia e funziona anche piuttosto bene. Certo. Come sposiamo questi dati con quello che se lei dice è inevitabile che accada, insomma è un dato fisiologico che... Diciamo che entro certi limiti è un dato fisiologico, ma è un dato che comunque va combattuto. Ripeto, il nostro è un sistema veramente di ottima qualità. Io penso che chiunque alla fine nella propria esperienza di vita abbia vissuto delle esperienze straordinarie con la sanità e anche tante piccole magari problemi, talvolta invece i problemi sono tragici come quello che abbiamo sentito citare. Certamente. È evidente che appunto essendo un sistema complesso deve essere al proprio interno che trova dei meccanismi professionali, noi parliamo di professionisti, di persone che hanno fatto formazioni decennali per arrivare a fare il loro mestiere. Che è un centro d'eccellenza, dottoressa, come si comporta in casi di malasanità o presunta malasanità come quelli che stiamo raccontando? Per esempio qualora capitasse che nel suo centro un fatto come quello del medico che ha sbagliato a ingessare il braccio alla bambina, lei sospende il medico prima ancora che ci possano essere, diciamo così, decisioni proprio legali della legge oppure insomma... Sa, la sospensione è un provvedimento che non può durare più di 30 giorni. Oggi il contratto dei medici prevede come unica misura il licenziamento in realtà e questo può chiaramente essere preso a ragion veduta e soltanto in casi gravissimi. Però la prima cosa da fare è sempre capire che cosa è successo perché difficilmente si è trattato dell'errore di uno solo, ma sono tante cose che si sono messe in fila in maniera negativa e una volta capite bisogna veramente rimboccarsi le maniche e risolverle in modo che non si ripetano più. Sembra una banalità, ma in sistemi che coinvolgono decine e decine di persone per ogni singolo atto è un impegno molto grande. Assolutamente sì. Noi stiamo tentando di
riallacciare il collegamento con Trento, dove abbiamo ospite sia la mamma della signora Paola, di cui vi abbiamo raccontato la storia prima, sia la dottoressa che abbiamo purtroppo sentito non bene pochi istanti fa. Intanto diamo parola al meteo, poi appena riusciremo a ripristinare questo collegamento, dottoressa, se lei può attendere in studio con noi, torneremo a parlare di questo, poi aspetteremo anche in studio le vostre telefonate. Quindi a fra poco, intanto Luca col meteo.